Consiglio Tonini festeggia quest'oggi 97 anni. A Santa Teresa ha celebrato la messa alle 9:30. In tanti erano presenti per fargli gli auguri e manifestargli calorose dimostrazioni d'affetto. I suoi occhi sono vispi, il suo corpo è minuto, si muove lentamente con un modo di fare attento e delicato. Oggi festeggia il suo 97esimo compleanno. Come vive questa festa? Da bambino come li festeggiava? Che tipo di bambino era lei? Era già in mente la servire la messa, andare alla messa. A quattro anni andavo a servire messa. Mi scappavo a mio padre e mia madre, perché il Signore poi è un po' strano, eh? È un po' strano il Signore, però in San modo sta che c'era questo grande desiderio. Una delle difficoltà che non dimenticherò mai di quando un contadino che lavorava nei campi con mio padre mi disse: di ragazzo ti verrà mica in mente di fare il prete, beh? Perché devi sapere che sono tutte favole, ma i preti le insegnano per mantenere la santa bottega. Non l'ho mai dimenticato. Ho scoperto che non era la santa bottega, era il cuore di Dio, eh? E oggi quindi 97 anni, sono tanti. Ma io non me ne accorgo mica. Ce ne sta ancora, sì. È bello essere al mondo, sì o no? È bello. Specialmente quando ci si vuol bene. Dopo la messa, dopo i saluti di tanti, è riuscito a stupire i presenti. L'incontro con Don Matteo è stato toccante. Una carezza, le fronti che si avvicinano come a infondersi reciprocamente linfa vitale e poi Monsignor Tonini che si toglie la papalina cardinalizia e l'appoggia sul capo dell'ex direttore dell'opera. Per Ravenna Web TV, Sara Pietracci.